Ciao a tutti, nuovo video, terza e ultima parte dei video post Cosmoprof. Dopo skincare, corpo e capelli, oggi parliamo di make-up e un pochino di unghie. Vi lascio per il racconto e il riassunto generale, ovviamente i post sul blog, in modo che possiate andare a vederli se siete curiosi. E adesso vi parlo appunto dei prodotti make-up che mi hanno colpita di più e anche dei brand che mi hanno incuriosita. Allora, partirei subito con qualche chicca direttamente dal Cosmo Prime. La prima è sicuramente questo set di Inika. Io sono rimasta colpitissima dai prodotti di Inika. Sono dei prodotti organici, certificati e trovare prodotti di questo genere per quanto riguarda il make-up non è così facile. Come scelta colori rimaniamo molto sui nude, quindi non ci sono dei colori strong, proprio perché vogliono rimanere nel discorso organico al 100%. Ma il fondotinta liquido, ad esempio, che ho provato sulla mano, c'è proprio ciao, è stata uno dei test migliori che ho fatto in fiera. Quindi sono stata contentissima di poter provare questo kit che contiene un primer, un fondotinta liquido e due fondotinta minerali. Curiosissima e vorrò provarli al più presto. Come vorrò provare al più presto la Makeup Bullet, questa qui, questa spugnettina a forma di proiettile da mettere sul dito per applicare il fondotinta o il correttore e mi incuriosisce veramente tanto. L'avevo già vista quando avevo sbirciato la lista degli espositori, quando siamo stati allo stand, ma ho proprio trovato l'ideatrice che è stata carinissima, ci ha abbracciate, ci sembravamo grandi amiche e insomma l'ha creata perché con le spugnette classiche lei non si trovava mai bene e ha voluto creare la sua e io sono curiosa di provarla. Un altro brand che mi ha colpita tantissimo e sono stata allo stand un sacco, veramente tanto, 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 ho provato quasi tutto e sono stata molto felice di trovare i prodotti perché quando eravamo state giovedì con Chiara non c'erano ancora e invece domenica sono stata lì e ho provato veramente la qualunque e sto parlando di Peterac. Peterac è un'azienda che vi avevo citato tra quelle che mi interessava di più da vedere nel video pre-fiera e è veramente molto di più di quello che mi potessi aspettare. Dal concept, perché comunque Peterac è un vento che quindi porta, diciamo, le cose belle da una parte all'altra, tutte le varie linee sono legate sempre alla natura, ai colori della natura. Io qui ho le cartoline, diciamo, illustrative di ogni linea di prodotto e sono davvero particolarissime e ben fatte. E i prodotti mi sono sembrati molto validi, davvero tanto. Il fondotinta liquido è qualcosa di pazzesco. Ci sono prodotti innovativi, c'è un primer molto luminoso, davvero particolare, correttori di varie nuance, le terre, illuminanti, i blush, gli ombretti che hanno delle texture diverse, uno mi ha completamente rapita perché è il più particolare per quanto riguarda la texture, davvero singolare, ma anche gli altri comunque, anche se hanno texture diverse, hanno delle ottime rese, alcuni come un po' per tutti i colori, per alcuni bisogna assistere un po' di più, però molto 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 interessante. Poi hanno i sottotoni, quindi divisi come nord, sud, est, ovest, per il sottotono caldo, il sottotono freddo. I rossetti sono pazzeschi, veramente meravigliosi. Ci sono i rossetti matte, cremosi, ci sono i rossetti liquidi, i gloss, c'è un gloss tendente all'azzurrino, quindi per dare un effetto sia rimpolpante, perché comunque all'interno ha degli estratti di menta, insomma, mentolati che danno
questo effetto rimpolpante alle labbra, ma anche per rendere un po' più freddi i rossetti. Davvero tantissimi prodotti interessanti, un brand da approfondire. Valido, valido, valido. Sì, io avevo sentito parlare da poco di questo marchio e è sicuramente da approfondire. Poi, visto che stiamo parlando di Cosmo Prime, direi anche di citarvi questo che è 100%, ve ne avevo già parlato nel video prefiera perché ero curiosissima. E hanno veramente, a parte un packaging meraviglioso, hanno tantissimi prodotti interessanti e hanno anche tantissimi pennelli davvero molto 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 validi, almeno così a vederli nel allo stand. I pennelli sono questi e mi è piaciuto tanto, loro molto carini, molto disponibili, sì, un brand secondo me da approfondire. Per quanto riguarda invece marchi più facilmente reperibili, anche se non chissà quanto, anzi, un altro acquistino ve lo faccio vedere subito, girando quando ormai tutti stavano scappando lunedì dalla fiera e non esistevano praticamente neanche più gli stand, ho acquistato queste due spugnettine per il correttore. Le provo, per il momento quelle, le beauty blender sono quelle che mi piacciono di più, ma voglio provare anche queste qua. 5 euro ci può stare. Dicevo, invece, per quanto riguarda brand più conosciuti e più reperibili, anche se non proprio in modo chissà che facile, direi di parlare di Paola P. Paola P ha lanciato tantissime novità, come sempre Paola P ha uno stand gigante, bellissimo, pieno di postazioni per provare i prodotti, insomma molto 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 figo. Quest'anno siamo state il venerdì, mi sembra, sì, il venerdì siamo stati allo stand, io ho acquistato alcune cosine. Poi mi hanno chiesto se potevano truccarmi il giorno dopo e me ne hanno mangiate un paio quando, insomma, ho finito il trucco. È stata un'esperienza molto carina perché comunque non me l'aspettavo, molto particolare. Mi è dispiaciuto un po' perché comunque eravamo nella parte alta, proprio dove c'è quella postazione trucco, non le classiche dove si possono provare i prodotti, ma quella rialzata sul soppalco, e io quindi ero un po' così perché non sapevo, c'erano un sacco di persone che riprendevano foto e qui e là, quindi io non ho fatto foto, non ho fatto nulla e praticamente penso che non abbiano fatta neanche loro, e questa cosa un po' mi è dispiaciuta perché insomma era un'esperienza carina da ricordare. Però ci sta, insomma. Poi niente, vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, ho acquistato, dopo ve li farò vedere ovviamente meglio, però per il momento ve li faccio vedere solo così. Ho questo Brow Jelly, che è il gel fissante per le sopracciglia, è una delle novità. Io ero curiosa di provarlo e ho voluto subito acquistarlo, visto che comunque avevo finito i gel trasparenti, mi sembrava ottimo provare questo. Poi il Brow Design and Fix, questo qui nella nuova colorazione, io tutti gli anni guardavo ma non l'ho mai acquistato perché erano troppo calde per me, questo penso che possa essere perfetto e voglio usarlo al più presto. Me l'hanno utilizzato per il trucco e penso che potrebbe andare bene anche per chiudere il mio buco antipatico, ma ovviamente lo testerò e vedremo. Un altro prodotto che ho acquistato è questo, il primer nuovo. Mi aveva già incuriosita guardando le anteprime su Instagram, quando poi sono stata alla fiera ho detto senti, rischiamo e lo prendiamo. Questo ancora non l'ho provato proprio perché volevo farvi i video. Poi quando sarà ve ne parlerò ovviamente e magari lo proveremo anche insieme. Un'altra cosa che ho provato, che ho acquistato, scusate ma ormai al terzo video inizio a delirare, è questo ombretto della nuova collezione. Ho rischiato perché i colori erano tre e quello forse più difficile, che sembrava fare più fallout, era quello che ho acquistato io. Però ho detto senti, ogni tanto bisogna anche rischiare. È questo qua, è veramente bellissimo, l'ho messo anche oggi, non so se quanto si vedrà perché probabilmente rende di più con le luci artificiali, però è lo stesso, ve lo farò vedere meglio in un'altra occasione. Bellissimo, un effetto favoloso, bisogna un po' vedere un attimo per l'applicazione
provarlo in vari modi prima di esprimersi, e per il fallout non mi sembra neanche troppo grave la situazione. Per quanto invece riguarda gli omaggi che appunto ho ricevuto sabato dopo la sessione di make up, questo fissante, il Fix Potion, questo fissatore spray make up, questo qua, sempre con buoni ingredienti, e due delle nuove Paint for Lips, quindi le due nuove tinte, queste qua. Una Audrey, che per me è un colore un po' così, perché da sola non credo di riuscire a usarla, e è questa qua, però penso di andare a miscelarla con altre tinte. E invece l'altra fantastica è Marilyn, questo rosso, bellissima, penso che sarà stupenda. L'altra mi piace molto, mi piaceva tantissimo anche quell'arancione, però ero un po' in dubbio, e poi Charlize, insomma, quella più scura. Il mio solito colore, ho voluto un po' staccarmi. Per quanto riguarda invece quello che ho sulle labbra in questo momento, è la tinta di Mesauda. Quindi Mesauda, ho acquistato due tinte, una che è questa qua, e è Pumpkin Pie, questa che ho sulle labbra, bellissima, veramente bella bella bella. Devo vedere un attimo per la stesura prima ovviamente di pronunciarmi, però come colore è splendido. E poi ho azzardato con K-pop, quindi un fucsia, che dovrebbe essere bellissimo per l'estate, primavera estate, insomma, dovrebbe essere una favola questo qui, un fucsia violetto, insomma un colorino così. E poi ho preso anche questo pennello da diciamo illuminante, ma anche blushino, che mi è ispirato subito, il 523, ha pagato 5 euro, l'ho preso tipo in 5 minuti, due tinte, un pennello e via. Poi, sempre per quanto riguarda il make up, ho preso alcuni prodottini nella iniziativa boutique, quindi ve l'avevo già parlato prima della fiera. Era questa iniziativa in cui con un minimo di donazione di 10 euro si poteva contribuire comunque a una onlus per la ricerca oncologica pediatrica, e è stata secondo me una cosa veramente bellissima. Si potevano scegliere 6 prodotti, c'erano dei dispenser, diciamo, c'era un'iscrizione da fare, voi sceglievate i prodotti, e io ho scelto i roll-on di Natura Amica, la Dessata, la spazzola per i capelli, perché non ho mai voluto acquistare Tangle Teaser, e ho pensato che magari quella poteva essere una possibilità per vedere come mi trovo con questo prodotto. Poi invece, per quanto riguarda il make up, ho scelto questo mascara Caraja, mi sembra che penso che si chiami il brand, e come ho visto nel video di Chiara non c'è solo il mascara, che è questo qua, poi un verde meraviglioso, anche il packaging io solo per quello l'avrei scelto, ma c'è anche una matita occhi, questa matita occhi cremosa, colore puro verde, verde che più verde non si può, molto 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 carina. Poi ne ho approfittato per prendere il correttore Lady Lia, l'avevo regalato a mia mamma io questo correttore, ma io per me non l'ho mai provato. E poi questo di Fitto Makeup Professional, questo rossetto in crema lunga durata, un bordeaux, che per me è sempre un buon colore. Un omaggino invece, questa lingerie di NYX, per me penso che sia chiarissima, però proverò ad usarla. Siamo state allo stand NYX passate due volte, una perché io volevo vedere Loretta Grace, che adoro, però era impegnata in una masterclass, quindi non sono riuscita a vederla. E poi invece lunedì per vedere se c'era il Pandemonium, perché io amo Carlotta, è bellissima, è una cosa meravigliosa, dal vivo veramente splendida, e lì è stato molto carino perché comunque c'era questa possibilità di ascoltare le novità. C'era Beppe, il makeup artist, che faceva vedere sia su Carlotta ma anche su alcuni di noi, anche su di me, ha provato le nuove Faux Black e Faux Whites, quindi Faux White, non senza la S, i nuovi falsi bianchi e falsi neri, che sono queste matite che sono uscite proprio in questi giorni. E è stato molto carino perché è stata una cosa molto interattiva, si potevano fare domande, molto 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 carino. Poi si faceva una foto con Carlotta e loro ti davano l'omaggino. Altre cose, due acquisti
infatti lunedì, prima che smantellassero tutto, da uno del stand che mi aveva più colpita l'anno scorso, che è Color Studio. L'anno scorso ci avevano detto che non vendevano, in realtà poi ci hanno detto che lunedì hanno venduto. Quest'anno comunque eravamo lì e io non potevo farmi scappare un rossetto e ho scelto... No, vabbè, ma allora che cacchio! Vedete a non controllare, tutto in velocità? Io avevo scelto Funk, e alla fine è uscito Arabian Red. Cioè, no, non ci posso credere. Non ho controllato e avrei dovuto controllare per due cose. Vabbè, spero che sia una cosa decente. Più che altro per provare la texture, però fa anch'io ero innamorata, che stupida, sono stata proprio stupida, per fare in fretta ho messo via e non ho guardato. Uffa, triste, vabbè, non riesco neanche a aprirlo adesso, l'aprirò con calma e in più la fregata atomica, cioè veramente questa stampa era meglio non farla, risparmiavo 20 euro, il fondotinta che mi ispirava tantissimo, tu dicevi il colore, lei andava a prendertelo, non so dove cavolo sei andata a prenderlo, perché praticamente è un tester, tutta la scatola è tutta rovinata e io dentro non ho idea di cosa ci sia, perché cioè praticamente qui davanti non si vedrà, ma ci sono già anche tutte le scritte tutte un po' tolte. Boh. Sì, si vede che è stato ripulito. Ma insomma, questa è l'unica delusione, la scoperta del colore sbagliato in diretta e il fondotinta, vabbè, mi ispirava tanto e alla fine invece un cavolo. Vabbè, comunque tiriamoci su con gli acquistini fatti da Fabi ha presentato le nuove colorazioni della linea Nature. C'erano già delle colorazioni diciamo fatte con ingredienti ancora migliori. Che stupida, ho dimenticato anche il rossettino Zui, sempre nella boutique. Un bel rosso, anche questo curiosa di provarlo. Tornando a Fabia, appunto, ha presentato i nuovi colori Nature, perciò degli smalti con ottimi ingredienti, la linea più naturale di Fabi. C'erano già dei colori nude molto soft, adesso invece hanno inserito dei colori più forti, più particolari, e anche una base con degli ottimi ingredienti. E ci hanno dato come omaggino tre smaltini in mini taglia della collezione I'm, molto 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 carini. Io questo ce l'avevo già, gli altri due invece no, quindi questo lo regalerò a un'amica. E io ho acquistato tre smalti perché volevo assolutamente la base, questa qui, che è anche quella levigante che mi hanno applicato all'evento a Milano. Il top coat, questo qui, il fast dry, che volevo assolutamente provare, e poi, visto che con tre smalti ne avevi uno in omaggio, ho scelto questo che non si vedrà ovviamente da lì, ma è un verde scuro con dei glitterini, un nero verde, insomma un colore meraviglioso, e si chiama Are You AC or DC? Cioè, siamo anche i nomi, sono sempre meravigliosi, bellissimo. E come omaggio ho optato per un pazzo giallo acido, perfetto per l'estate. Quindi, soddisfattissima dei miei acquisti da Fabi. Direi che per quanto riguarda make-up e un pochino di unghie, siamo qui. Perciò tutti i brand interessanti, alcune nuove scoperte, altre delle belle conferme. Un'altra cosa che ci tengo a mettere in evidenza è Revitalash. Noi siamo stati da Revitalash abbastanza in velocità, mi sembra sabato, ma non vorrei dire una cavolata. Io volevo tornarci anche con un attimo di più calma, perché volevo provare i prodotti sulle mie sopracciglia mancanti. Revitalash ha dei prodotti per la crescita, diciamo, delle sopracciglia e delle ciglia, ma anche di make up, appunto, per questi. C'è un gel colorato per andare a infoltire il sopracciglio e veramente è favoloso. Per delle sopracciglia come le mie, quindi con un buco molto importante, secondo me non va bene, perché non c'è la base su cui aggrapparsi. Ma su delle sopracciglia con già una buona base è fantastico. L'hanno provato su Chiara,
Meraviglioso, davvero meraviglioso, bello 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 bello, proprio tanto e vorrò approfondire un po' sul sito per vedere tutte le varie proposte che hanno. Quindi direi questo è quanto, vi rimando ovviamente ai video precedenti e ai post sul blog, io sono contentissima di questo Cosmoprof, ringrazio di nuovo sia per aver potuto partecipare al progetto Blogger che è stato comunque un qualcosa in più e mi ha permesso di fare delle esperienze particolari e sono contentissima di questo. Ringrazio Alessandra per aver creato appunto il Cosmo Prime, ringrazio di nuovo Fabrizio sempre per il progetto Blogger, la mia compagna di avventura Chiara Chiora83, ma ringrazio anche tutte le altre ragazze che ho incontrato, che ho rivisto, mando un bacione veramente a tutte. Saluto Miriam e la ringrazio per avermi detto che ci sarebbe stata in modo da farmi andare anche domenica perché pensavo di prendermi la pausa domenica e invece domenica è stata una giornata carinissima perché ho incontrato tantissime di voi, ho conosciuto Marta Cerretto che è meravigliosa e le mando un bacione se mai guarderà questo video, poi ho conosciuto anche Giuliana, Lolla, con Lolla sono riuscita a scambiare anche un bel po' di chiacchiere quindi è stato molto piacevole, ho conosciuto Giorgia, Giorgia April che è veramente meravigliosa come già sembrava in video. Poi ho rivisto Valentina, ho rivisto Ornella, ho rivisto Laura, quindi un bacione gigante a loro, Chicca, un bacione a Chicca. Ho visto anche se in velocità Elsa di Like a Candy Shop e Elsa su Instagram che ha degli occhi pazzeschi e spero di vederla con più calma più avanti. Poi ho visto Giulia, ho incontrato Silvia velocemente, quindi un bacione a loro. Ho potuto abbracciare Valentina, Pavone Cosmetics, perché era da un anno che dovevamo vederci, siamo riuscite finalmente a vederci. Anzi, per quanto riguarda appunto Valentina era ospite da Purofi e io domani sarò a fare un trattamento, no domani, ormai voi l'avrete, cioè vedrete tra qualche giorno, e domani per quanto riguarda la mia registrazione, perché oggi è venerdì, sto registrando tutti i video insieme e domani che è sabato sarò dall'Eco Beauty a Pesaro per un trattamento viso Purofi, quindi sono curiosissima perché hanno presentato comunque la linea nuova per il corpo, ma sono curiosa di poter provare un po' il trattamento viso e ve ne parlerò assolutamente sul blog. Quindi tra qualche giorno ci sarà il post. E poi niente, insomma, tutte le ragazze che mi hanno salutata, quindi voi, grazie mille, ringrazio le ragazze del le mie ragazze del treno che hanno fatto tutto il viaggio con me sabato mattina e niente, quindi io ringrazio veramente tutti, vi mando un bacione, se c'è qualcosa che volete dirmi, se avete richieste per i test, insomma, per qualsiasi cosa ci sentiamo nei commenti e nulla, grazie e al prossimo video, sempre ovviamente se ne avrete voglia. Ciao!